Amici, buonasera a tutti da Francesco Amodeo. Per quanto concerne la questione dell'Ilva, c'è un tema fondamentale che non è stato ancora affrontato da nessuno. A me dispiace fare sempre il guastafeste, anche perché se continuo di questo passo, prima o poi la festa la faranno a me, ma non posso assolutamente tacere. Se andiamo sul sito di Goldman Sachs e mettiamo la voce Board of Directors, scopriamo che Mittal è stato direttore proprio di Goldman Sachs. Bene, mi direte voi, Goldman Sachs chi? Vi rispondo subito. La Goldman Sachs di Romano Prodi, quello delle privatizzazioni selvagge degli anni 90, quello dello smembramento dell'IRI, l'Istituto per la ricostruzione industriale. Goldman Sachs di Mario Monti, quello che diceva che stiamo distruggendo la domanda interna. Quello che, avendo inserito il pareggio di bilancio in Costituzione, impedisce allo Stato di poter spendere proprio nei casi come quello dell'Ilva. La Goldman Sachs di Mario Draghi, quello delle privatizzazioni selvagge degli anni 90, quello della riunione sul Britannia del 1992, dove fu deciso la vendita del nostro patrimonio industriale proprio alla Goldman Sachs, come denunciato dalla TV tedesca e come denunciato da Benito Livigni, braccio destro di Enrico Mattei proprio all'ENI. Goldman Sachs di Tononi, ossia l'ex presidente di Cassa Depositi e Prestiti, presidente della Cassa Depositi e Prestiti fino a qualche mese fa. Ed oggi, se apriamo i giornali, leggiamo che in programma proprio una cordata tra Mittal e Cassa Depositi e Prestiti. E che cordata sarebbe? Sarebbe una cordata di Goldman Sachs, ossia di coloro che dal 1992 provano a deindustrializzare il nostro paese, non a rilanciare i nostri poli industriali, e lo fanno infiltrando ed infiltrandosi nelle nostre aziende di Stato, nei nostri governi. E soprattutto con un partito come quello del PD che ha sempre risposto ai diktat della Goldman Sachs. Ora, voi credete davvero che sia stato un caso che a Mittal abbiano fatto firmare un contratto che prevedeva uno scudo penale e la possibilità di recedere da quel contratto qualora quello scudo fiscale fosse venuto a mancare? E credete che sia un caso che poi, dopo le trattative, il governo abbia deciso proprio di togliere quello scudo fiscale, quindi di fornire a Mittal la exit strategy su un piatto d'argento? Bene, ascoltatemi e bene, prima di acquisire un'azienda, l'acquirente effettua quella che si chiama una due diligence, ossia acquisisce tutti i dati sensibili di quell'azienda. Chi sono, quali sono i debiti, quali sono i crediti, chi sono i fornitori, qual è il know-how, quali sono le tecnologie usate, ma soprattutto la lista dei fornitori e la lista dei clienti. Ora è ovvio che dopo che uno come Mittal ha acquisito tutte queste informazioni, l'acciaio se lo andrà a produrre dove costa di meno, dove non ci sono lavoratori che protestano perché vogliono che qualcuno venga pulito nel caso in cui un lavoratore dovesse tornare a morire sotto la ghisa, dove non ci sono lavoratori e cittadini che protestano perché vengano rispettate le norme ambientali e le norme del lavoro. Quindi è ovvio che Mittal sposti poi la produzione da un'altra parte dopo aver acquisito il know-how di quell'azienda e dopo aver fatto fuori un competitor così importante. Tutto quello che deve fare è soltanto trovare il modo per uscirne pulito. E quando questo accade, solitamente gli uomini di Goldman Sachs si rivolgono ad altri uomini di Goldman Sachs, come sta accadendo in questo momento. Ma noi dobbiamo evitare che questo accada. Dobbiamo nazionalizzare subito, dobbiamo bonificare subito, dobbiamo fare in modo che non passi lo straniero. Qui o si fa l'Italia o si muore. Un caro saluto a tutti da Francesco Amodeo.